Tutti, oggi vi portiamo con noi in questo vlog. Allora, eravamo da queste zone, che adesso vi diciamo dove, a registrare un video. Ci hanno detto vai in quel centro commerciale, Nika, perché te sei amante dei centri commerciali, dello shopping. Anche sì, però dato che è anche ora di pranzo, ci hanno consigliato appunto, prima vi dico, siamo Carrefour, centro commerciale Brianza, che c'è dentro il Carrefour, e siamo a Paderno Dugnano, e questa è, aspettate, strada dei Giovi 35, perché è della zona che magari interessa, e ci hanno detto di andare in questo ristorante giapponese che si chiama Yumi Asian Food. Io non ho, vi dico la verità, ero un pochino così, perché io non sono abituata a mangiare certi cibi, però è da provare. Insomma, abbiamo fame, eravamo in giro a registrare video, allora abbiamo detto andiamo e proviamo, perciò vi portiamo con noi. Ed eccoci qui e lo proviamo, vediamo. È al primo piano perché siamo entrati, infatti c'è un casino di negozi in questo centro commerciale, veramente grande, non pensavo. Poi mi incuriosiscono tutti questi negozi. Adesso andiamo a vedere. Qua c'è tutto il menu. Wow! Quante cose, oh, okay, da provare. Se magna, fra un po' si magna. Non vediamo, abbiamo una fame, guarda, oggi veramente non so come, cioè, a parte che io ho sempre fame, esatto, lo sapete. Però guarda che bello, guarda che bello. Sono curiosa, sono curiosa. Ci sente poi un profumino qua. Buonissimo. È vero. Buon poi abbiamo detto, dai, facciamo un video che mangiamo tutta la famiglia insieme, perché so che comunque questi video vi piacciono, quando assaggiamo le cose, quando facciamo i video assaggi, quando facciamo... Lo so che voi ne andate matti, allora abbiamo detto ascolta, una volta che usciamo a mangiare qualcosa, dai che facciamo vedere quello che mangiamo. Allora, ecco, ci è arrivato il menù. Poi ci hanno portato il fogliettino dove appunto si deve scrivere quello che si ordina, così dietro qua con la penna, e adesso vediamo cosa c'è di buono. C'è anche questo? C'è anche il menù pranzo, comunque sì, c'è anche menù pranzo, anche la cena comunque. All you can eat. Ok, vediamo. Vabbè, le bevande. Un bambino che ha urlato. Un bambino che ha urlato, vabbè, cioè ci sono le famiglie che mangiano, logicamente. Da bere. Gli antipasti. Gli antipasti, questi. Vediamo. Io vorrei provare le nuvolette. Anche da mame, anche da mame. Allora, mame. Questi non so. Non so, dicono che sono buoni, da quello che so. Le nuvolette. Una persona prossima, sì. In voltino primavera, giriamo, no, vediamo. Altri antipasti. Altri antipasti, però. Perfetti di poli, così. Anche questi, no, quelli cosa sono? Foglie e salmone. Mix match. Altri antipasti. Qua. Tartare salmone. Tartar. Questi cosa sono? Riprendi qua. Aspettane, sì, sì, lo so, però. Pane cinese al vapore. Pane fritto. Questi sono i ravioli ripieni. Ah. Sono i ravioli al vapore, giusto? Quelli che voglio provare io. Zuppe. Zuppe. Oh, i prezzi comunque mi sembrano onesti. Mi sembrano alla carta. Mi sembra carissimo, è riso. Noodles. I noodles. Invece di tutto, gira, gira, vediamo, così facciamo vedere veloce, poi decidiamo. Noodles. Noodles. Poi secondi di pollo, c'è tutto il pollo. Riso, pollo fritto, limone, sì, tutti i tipi. Secondi di carne. Poi secondi di carne, manzo. Gambe. Grazie. Grazie. Il tempura.
ma che no, io non riesco a leggere te. Allora, teppanyaki, tempura, ok, lo so leggere. Comunque sempre spiedini alla griglia. Pollo fritto. E qua inizia il sushi. Mm-hmm. Qua tutto il sushi. E credo loro ne andranno ghiotti, mio marito e mio figlio. Maki. Uramaki. 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 Quante cioè, tipologie? Veramente incredibile. Ancora uramaki. Uramaki. No, qua non lo pesce. Anna Maria. Uramaki. Altro sushi. Sashimi, gunkan, gunkan, temaki. Il temaki. E qua i dolci. E poi i dolci a... dolci di riso, ananas, gelato fritto. Gelato fritto, i mochi. E i dorayaki. Dorayaki. Doraemon, Doraemon. Adesso decidiamo, poi vedrete. Andate a portarci gli antipasti. Allora, queste sono le chips al salmone e Philadelphia. Queste sono le nuvolette al gambero. Questi sono gli involtini e i gamberi, giusto? Sì, e questi qua gli involtini primavera. Manca ancora qualcosa, poi vi facciamo vedere. Adesso io iniziamo a mangiare. Iniziamo a assaggiare. Ma devo prendere le bacchette. Se sei capace. Non sono tanto capace io. Neanch'io, mi prendo le mani. Però, vabbè, io prima di tutto mi provo la nuvoletta perché sono curiosa. Anch'io nuvoletta. Perciò, assaggiamo. Nuvoletta. Veramente buone, buonissime. Intanto lo sgranocchiamo. Buono? È veramente buono. Vediamo. Adesso sono arrivate anche le polpette. Coppa. Facciamo vedere. Buono. Buono veramente. Spettacolo. Un voltino di gambero. Ma c'è che stra buono. Veramente buono. Yes, proviamo questa. Veramente buonissima. Spettacolo. Adesso io e Sharon proviamo questo. Sì. Io Jason in voltino primavera. Ma che buoni che sono quelli. Posso dire una cosa? Sono un po' imbranata, ma io non so come prenderlo. Prendi la pasta pacchetta. Siamo bergamaschi. Ragazzi, ciapa coi ma. Ma se si lascia andare sotto? Eh sì, infatti. Scusatemi per chi è abituato a mangiare queste cose, ci starà dicendo, però fa niente, facciamo così. Beh, io normalmente prenderei la forchetta, comunque un voltino primavera spettacolo, ve lo dico, veramente buono. Anche le polpette. Ragazzi. Proviamo le polpettine. Io ho provato la chips adesso, Sharon, anche lei. Così, eccezionale. Vai. Mangia tutto, pata. Hanno quella salsina qua sopra che è stupenda. È strabuono. Esatto, io la spezzo. Provo la polpettina. Verdure e polipo, giusto? Un po' li amo. È una cosa, è una consistenza che si scioglie in bocca. È veramente buona, davvero, guarda. Scusate la forchetta, ma... ma guardate che anche questi involtini di primavera qua sono la fine del mondo, Round primo antipasti, cioè veramente abbiamo svuotato tutto, veramente leggeri, delicati, veramente buoni, saporito al punto giusto. Confermo, eh. Buono, buono, Sharon. buono sì. Top, cioè, veramente buono, bene, veramente. Mangia tutto, te sei una, veramente. Sì, lo so, le patatine, dici, Nika. Cosa ti prendi le patatine? Per me le patatine vanno mangiate ovunque, in qualsiasi ristorante, perciò le ho prese. Volevo provarle anche qua, buone. Sono buonissime. E qua si continua a mangiare. Riso coi gamberi, io e mio marito. Che aspetto, wow. Spaghetti di soia. Spaghetti di soia. E riso al curry. Ha un buon profumino. Ma tant'altra roba, buon gnam gnam. Quelli che desideravo da tanto provare. Ravioli al vapore. Ci si alzano e ci sono ancora sotto. Ce ne sono ancora sotto. Ultimo livello. Ai gamberi li ho presi. E poi Sharon ha preso il sushi all'avocado. Tu quello quanto sarà? Buoni. Sono veramente sono? Buoni. Buono. Anche questi sono buonissimi. Veramente è buono. Ha una consistenza particolare. Però è buono. Sì. Il riso ai gamberi. Anche a me questo qua. Molto particolare. E io sto mangiando il riso ai gamberi, ma veramente, veramente buonissimo. Un sapore buonissimo.
non troppo forte, giusto, bello saporito, buono. È arrivato il pane cinese. Al vapore. Al questo vapore. Qua è il bao. Bao. Nica adesso fa la prova con le bacchette. Spero che non mi cada il raviolo sul tavolo. Dai, Nica. Ravioli e gamberi al vapore. Mm? Scottano, amore? No. Che ne sei mangiato uno? Posso mettere in bocca tutto senza ustionarmi? Andava nella salsa forse, però. Sto mangiando il risotto al curry. Non male, dai. Guardate il pane al vapore, sta mega soft. Sembra uno squishy. Ma ritorno, vi fa vedere che mangia. Proviamo. Il bao bao. Bao. Oh, come morbido. Sì, sì. Vediamo la tua impressione. Buonissimo. Chissà quanti diranno, ma avete scoperto l'America adesso? Sì. Come sì. Spettacolare, un angolo dolce. Io invece sto finendo il pane al vapore ed è buonissimo. Buonissimo. Il nostro pranzo va avanti. Abbiamo mangiato tutto il riso, i noodles, ma perché erano noodles. E poi ravioli al vapore, veramente spettacolari. Io ho mangiato veramente bene fino adesso. Esatto, una delle volte che ho mangiato. Per me la cosa più buona, però, sono i bao. Quelli panini con dentro il pollo, con la salsina agrodolce. È uno spettacolo. Loro poi i maschi di casa Nica mangiano tutto. Io e Sciano siamo quelli un pochino più. Però veramente il riso e i gamberi mi sono riempita veramente con il riso e i gamberi, buonissimo. I ravioli al vapore riempiono, sembrano, ma riempiono. Poi veramente con dentro il senti proprio il gambero dentro. Veramente buono. Adesso loro hanno preso ancora due o tre cosine, io basta, io aspetto il dolce. Ma sì, ma la gente sta ancora mangiando. Avete preso voi quelle? Vai così di bacchette. Com'è? Buono. Buono. Altra sciusciata. Shushushu. Non mi ricordo i nomi. Fa niente, ditemelo nei commenti. Si presentano bene, dai. Benissimo, no? Si presentano benissimo, sì. Vai. Vai, vai. Pigliatelo. Vai Sharon, vai Jay. Sto attaccato. Stacca, dai, con le bacchette, vai così. Dite la vostra adesso. Mm? Buono. Io? Buono. Eppure. Eh sì, con la forchetta, scusatemi, ma io è difficile lanciare. C'è il purè qua dentro. Purè? I piattini hanno su proprio una bella cera, come si molto, dice. Molto bella. Fatti proprio, guardate che carini. Messi su proprio bene. Mi sa che sono anche buoni, la... sì. Questa specie di bastoietto qua. Bello. Buonissime. Hanno impanature spettacolari. Spettacolo. Buonissimo. Veramente buoni. Sono arrivati i dolci. Dorayaki. E gelato fritto. E dopo mancano i tuoi, amore. Sì. È arrivato il dolce di riso. Per il mio maritino, wow. Ve lo consiglio, eh. Mm. Posso farvi vedere anche lì. Anche la Nika vi dice, guardate il dorayaki, non lo so, è budino caldo dentro, è una cosa incredibile, è buonissimo. Ragazzi, ci stanno mangiando il gelato fritto. Lo stanno mangiando buono. In due perché la quantità era tanta. Comunque ho mangiato bene. Veramente. Chiudiamo il nostro super pranzo da soddisfatti, veramente, pieni soddisfatti. E ci abbiamo anche il biscottino della fortuna, lo chiudiamo con questo, vediamo che messaggino trovo. Vediamo. Vediamo. Questo. Mettilo avanti. Allora. Casi, Nadie, aspetta, ho sbagliato. Scusate, il vostro fascino è irresistibile. Jason, veramente. Affronti senza alcun indugio veramente. Anche i problemi più difficili. Ok. Le radici del lavoro sono amare, ma il frutto è dolce. Ok. Manca il tuo. Vabbè, il mio è un segreto. Ha un segreto? Sì, o lo faccio vedere? Fallo vedere. Sono veramente carini, guardate che belli. Allora, aspettate. Cosa? Il fuoco della passione si riaccende, amore. Belli, belle le frasi. Niente, se volete vi abbiamo detto dove lo trovate. E noi siamo contenti, soddisfatti e belli pieni. Veramente il cibo, veramente buono, merita davvero. Un bacione, al prossimo video. Ciao.